tappa del Festival della Strada degli Scrittori, oggi venerdì 2 giugno alle 17.30 alla Circola Empedocleo, la rassegna Pirandello e il Cinema. Alle ore 20 un concerto dell'orchestra in blue jeans in piazza San Giuseppe. E alle ore 21 un concorso gastronomico tra le comunità immigrate alla Ginger People Food in via Empedocle e uno spettacolo di musica popolare in piazza San Giuseppe. Domani sabato 3 giugno alle 18 ancora la rassegna Pirandello e il Cinema al Circolo Empedocleo e alle 19 al Palazzo Filippini la presentazione del libro di Alessandro Cacciato Il Sud Vola, l'innovazione sociale e d'impresa. Domenica alle ore 17 al Palazzo Filippini il talk letterario Poeti di Strada con Jeremy Cichè, dialogo con gli autori locali. Alle 20 ancora il concorso gastronomico tra le comunità immigrate alla Ginger People Food in via Empedocle e alle ore 21 in piazza San Francesco l'Extra Festival con Riccardo Gaz e il concerto dei Quartet Folk e Jason Ryder, writing di Sergio Criminisi e DJ set con Andrea Cassaro. Nel frattempo nel foyer del Teatro Pirandello si è svolta una tavola rotonda sul tema migranti e rifugiati tra speranza, paura ed egoismi. La strada degli scrittori è la strada in cui si riflette sui drammi e sulle problematiche che viviamo tutti noi e non potevamo non affrontare il tema della migrazione. Sconquassati come siamo, nelle nostre coscienze fra il bisogno e la voglia di accogliere e le paure, gli egoismi che a volte prendono anche noi davanti allo svilupparsi degli eventi, davanti ai drammi internazionali. Questo è il tema che affrontiamo parlando con un valente inviato delle Iene, Gaetano Pecoraro, che ha realizzato uno struggente servizio sulle Iene, e partendo da lì, attraverso una serie di interventi, arriveremo a un poeta pakistano che vive a Palermo ed è un esempio classico di vera inclusione. Questo è il libro, ne parleremo anche di queste cose lungo la strada degli scrittori, che lo ricordo sempre, è la strada della riflessione ed è la strada della legalità. Quella è la 640, ridenominata strada degli scrittori, è purtroppo la strada in cui sono caduti giudici come il giudice Saetta e suo figlio, il giudice Livatino, ma anche il maresciallo Guazzelli. E allora non c'è strada degli scrittori se non ci muoviamo sul fronte della legalità e sul fronte della riflessione, che comincia anche da un problema enorme come quello della migrazione. Beh, intanto sono molto felice di essere qui ad Agrigento per un invitato, manderanno in visione un servizio che ho fatto, cui tengo tantissimo, La vita e la morte nel mare dei profughi. Mi sembra una discussione molto interessante, molto attuale, quindi diciamo che quello che farò è di cercare di dire delle cose sensate insieme a queste autorità importanti che ci sono qui stasera. Questo è un servizio che ho fatto l'anno scorso, che poi quest'anno, dopo le notizie su ONG e altro, insomma, è ritornato d'attualità e quindi è stato rimandato in onda. Mi trovavo tra la Grecia e la Turchia, ho passato una notte insieme alla fantastica guardia costiera che lì nel mare tra la Grecia e la Turchia ha fatto un gran lavoro, hanno salvato migliaia e migliaia di persone in 6 mesi, soltanto in 6 mesi già si è arrivata a migliaia di persone. Io ho avuto la fortuna di stare con loro, vedere come lavorano. E devo dire che è stata un'esperienza molto forte, perché è bastata una notte per vedere la vita e la morte, nel senso che abbiamo tratto in salvo una 40ina di persone solo quella notte e purtroppo abbiamo recuperato in mare un cadavere.